Tutti in un nuovo video della Space Family. Come avete visto dal titolo, questo video è un video pazzo, cioè quelli che amate voi, quelli miei, quelli che dite sì, vogliamo questo video, bene, io vi ho accontentati perché me lo state chiedendo in tantissimi, anzi non in tantissimi, in milioni, in migliaia. Avete presente le mie compere of Sara? Bene, le mie compere of Sara sono un po' pazze, come sapete, perché le faccio su Instagram e diciamo che quando compro cose io non sono mai cose intelligenti, diciamo, perché sono molto tipo, se mi piace una cosa e anche se non mi serve io la prendo perché è figa, perché è strana. Mi piacciono tutte le cose strane, tutte le cose soprannaturali, tutte le cose pazzesche, ok? Bene, e ho deciso oggi di fare uno space spacchettamento a Vale, cioè è un pacco interamente per Vale. Io ho comprato tutta roba strana per Vale, raga, è strana, vi giuro, è una cosa, io amo fare queste robe perché voglio vedere proprio la reazione di Vale quando vede queste cose, perché lui è il primo che mi fa: ma non comprare quelle cose, non serve a niente, oppure ma stai spendendo soldi per quelle cose, ma chi le userà mai? E quindi ho deciso di fare uno space pacchettamento interamente per il mio ragazzo, il mio futuro marito Vale. Quindi adesso aspettiamo Vale, perché è andato a prendere il signor Mamo, il nonché re d'Inghilterra. Vabbè, non lo conoscete comunque quel film. Vabbè, adesso va a prendere Martino, gli do il latte, lo metto a dormire e poi iniziamo a dare il pacco a Vale, anche perché lui non ne sa niente, cioè lui è ignaro di tutto. Io avevo detto solamente: amore, se arriva un pacco, che è per me ovviamente, non lo aprire, assolutamente non ti azzardare, perché sono cose per me. Quindi lui è sia ignaro che arriva un pacco, sia di cosa c'è dentro e sia di quello che si aspettate, raga, non se lo potrà mai aspettare. Quindi ho deciso, con le mie bellissime doti da compratrice seriale, ok, di comprargli un mega pacco con 30 cose. Quindi raga, preparatevi perché questo video vi piacerà molto. Fatemi sapere tramite i like, anzi se questo video arriva 20.000 like, comprerò un altro space pacco per Vale. E a lui non so se farà tanto piacere, ma ok. Quindi aspettiamo Vale che ritorna e poi gli diamo il suo pacco e vediamo la sua reazione. Che c'è? Chi c'è? Ma che c'è tu? E chi c'è? Cosa hai comprato, amore? Ho comprato la roba per mamma pranzare. Amore, oggi è un nuovo video sul nostro canale YouTube Space Family. Io non ho più il controllo di questo canale. Fa tutto lei. Amore, vieni qua. Innanzitutto dammi un bacio. Innanzitutto dammi due baci. Innanzitutto dammi ne tre. E poi? Quattro. Basta, va. Cinque. Basta. Sei? Ok, volevo arrivare al 7. Allora, è tornato Vale e ecco, io a loro ho spiegato un pochino il video. Che bello, io non lo so. Ok, di là io ho una cosa per te. Ok. Ok. Vabbè, il video comunque che mi ha fatto sorpresa e cose mi sono piaciuti. Ok. Niente a che vedere con la sorpresa che ti ho fatto io per il compleanno. Dai, andatela a vedere se non l'avete vista. Guarda, guarda il peso di essere sopra. Il ragazzo perfetto. Infatti mi avete, ragazzi, il migliore del mind. E quindi oggi, avrai una sorpresa, okay. Un mega pacco per te con 30 oggetti. 30 sono tanti, 30 sono tanti. Vabbè. Però ovviamente loro sanno che io sono pazza di compere. Ok, loro lo sanno. Ma vedete che cose tipo anche dell'abbigliamento, cose così. Io ho spoilerato a Vale un pochino delle cose. Sì, ma intanto ho preso delle cose da vestire, così. No. Vedremo cosa sarà, perché... No, non sono solo cose da vestire. Beh, se ho 30 cose da aprire, amore, io direi che... Io direi di iniziare. Sì, perché sennò il video... Però prima voglio una piadina. Ah, ci facciamo una piadina e poi iniziamo. Ragazzi, vi ricordiamo che noi questo weekend siamo oltre Marriccione. Io, esatto. Lei, il piccolo Bip. Esatto, e Mamo. Quindi vi aspettiamo dalle 11 oltre Marriccione, vi aspettiamo, non prendete... Aspetta, che glielo metto adesso. Okay. Vi aspettiamo, basta, noi pranziamo e ci vediamo. E poi apriamo il pacco. Oddio, raga, sono troppo curiosa. Cioè, sono troppo curiosa delle sue reazioni. Ma rendi, sei sbagliato nudo. Ah, il pancino è pieno, ragazzi. Guardate quanto ho mangiato. Adesso andiamo dal mio amore. Amore, sei pieno?
Hai mangiato? Sei a posto? Bene, allora sei pronto per il pacco, anzi i due pacchi. Conoscendomi, amore, secondo te, quanta roba che ti serve ho comprato? Sono cose utili. Allora, mi siedo qua come un bambino felice. Ok. Eccomi qua, amore. Sei pronto per i tuoi pacchi? Per scartare? Se sono regali, certo. Sei pronto? Sì. Dammi un bacio. Partiamo con il primo pacco. C'è qualcosa che mi puzza comunque. Nel senso che da settimane mi dice che va a arrivare una cosa incredibile, delle cose incredibili per te. Allora. C'è qualcosa di strano, eh. Però. Allora, tutto ecco mistero. Qua il primo pacco. Chiudi gli occhi. Ok, vai. Faccio pescare. Ok. Da qua sotto tu pesci e prendi un oggetto. Ok, vado. Ok? Vai. Iniziamo? Vai, inizia. Facciamo così. Date un. Io darò un voto a tutte le cose. Ok. Ok. E datelo anche voi. Datelo anche voi. Commenti. Ok. Cioè, se voi aveste ricevuto questo regalo, che voto gli avreste dato? Sei pronto? Qui abbiamo tutti il primo pacco. Cioè, questo è solo il primo pacco. Prendo questo qua. Ok, vai. Shane. Può essere una cosa che ti serve e può essere una cosa che non ti serve. No, è una maglietta. Ok. Vediamo. Fammela vedere. Che bella, amore. Con l'alieno che ti saluta. Bella. Quell'alieno si chiama Mamo. Perché? Perché ci tengo a quell'alieno che saluta. Bene. Esce fuori dalla maglietta, vedi? Va bene, grazie. Ti piace? Sì, carina. No, dai, carina. Ok. Carina, gli do... Carina, 7,5. Ah, io devo 10. No, 7,5, dai. Ok, prossimo. Non guardare. Guarda questa. Vai. Mi sembra più un pantalone. Può non essere. Può hai essere. Fatto l'outfit, tipo che parola. Sara, creami outfit. Vai. Sembrano belli questi. Non te li ho presi strappati, perché a te non piacciono strappati. Brava. Ti piacciono? Bellissimi. Ti piacciono, amore? Belli questi. Questi mi piacciono molto. Ok. Con il sotto qua che si... Esatto. Vede. Bravissima. Ti piacciono? 8,5, 9. Ah. Cioè, se mi stanno di vita... Sì, sì, ho cercato le misure. 9. Ok, anche perché ho preso questo. Pantaloni. Brava, 9. Se ti si, non ti si chiude. No. Non guardare, amore! Apri. Apri. Amore, guarda che bello. Perché qua si mette sotto le sedie. Sì, amore. Abbiamo... Ho un cuscino a sandwich. Il cuscino a sandwich. Guarda il volto quanto è carino. Hai un toast. Sono un toast. Hanno i piedini e le manine. Tiki tiki tiki. Guarda che bello, è un toast, amore. Abbiamo anche l'insalata qui. Ciao, sono un toast. Abbracciami. Abbracciami. Vai, non schiacciarlo, non schiacciarlo, non schiacciarlo. Ah. 8. 8? Bene, prendi anche l'altro toast perché ne ho due. Una per me e una per te. Va bene. Ok, pacco. Un pacco. Un pacco. Bene, okay, amore. Vai. Ora, passami ora te lo passo io, vai. Ok? Vai. Cosa stava? Che cos'è, amore? Che cosa sarà mai? Io ho preso una cosa anche per la macchina. Cosa stava? È un caprivolante. Coprivolante? Sì. Non è un coprivolante? Sì, è un caprivolante, amore. Coprivolante? Eh sì, è un caprivolante, va messo così sul volante, questo diventa tutto... Ah, tutto ho capito. Va bene, amore, cioè nel senso... il coprivolante lo usavo a 18 anni. No, è per le mie prime macchine. Volante. Va bene, amore, grazie. Lo volevo proprio il coprivolante. Vabbè, gli do... Comunque è carino, gli do 7, però non mi serve. No, invece dopo lo proviamo. Lo metterò perché me l'hai regalato, però... Vai. Cos'è strano? Nine, non te lo fanno. Vai. Carta, la carta. Cos'è, amore? È il tuo trono. Stiamo guardando Game of Thrones. E ti ho preso il trono per il WC. Dobbiamo attaccarlo sul WC. La tavoletta del WC, quando tu ti siedi sul trono. Ah, lo mettiamo sul gabinetto. Esatto. Ah, mi sei sul trono, mi piace, questo 10. 10. Perché il bagno è la cosa più bella della passiamo casa. A queste. Belle. Dobbiamo andare al mare. Fighe, belle queste. Ti piacciono? Queste sono belle. Con tutti gli alieni. Belle, l'astronauta e gli alieni, c'è anche un Saturno. Belle queste. Male. Però queste qua sono le mie. Ah. Ora arrivano le tue. Come sono le tue? Ma non piacciono a me queste. Devo farti vedere le tue. Cos'è sta roba?
rettilinguaro, un orso. Vai. Però sono belle. Vai, apri. Sai che a me piacciono le ciabatte tutte strane, dopo quelle col pelo. Come sono, amore? Oddio, sono scomodissime. Perché, amore? Sono comode, ma sono scomodissime. E poi mi stanno anche piccole. Ma come ti stanno piccole? Oddio, quanto sono scomode. Sono già molto più scomode che abbia mai avuto nella mia vita. Lasciatele, amore. Va bene, me le lascio. Ok. Guarda, ma guarda, piedoni. Ah, gli do un 6,5. Un 6,5. Esteticamente sono pure carini, però. Passiamo a questo. Ti dai, non sta andando male. Ok, cioè, per ora sono soddisfatto. Ok, buono, buono. Andiamo, un'altra roba di scena. Okay. Un'altra maglietta. Si è fissato, un altro alieno. Eh sì, amore, perché noi siamo spaziali e allora ci ho preso un altro alieno. Ma è bellissimo. Va bene, no, dai, è bella. Si fa così. Sì, sì, cioè, nel senso, questa stampa qua si vede che è stata un po' appiccicata così da... Cioè, guarda, la potevo appiccicare pure dai, io. Dai, no, bella, amore, bella, bellissima, amore. Il costo di produzione di questa è di 1 euro. È una maglietta nera dove ci hanno appiccicato la linea. Sì, la maglietta è bella, ma questa è stato appiccicato proprio. Va bene, passiamo al prossimo. Tieni, amore. Ma questa è un'imposta. Sì, così puoi lavare i miei piatti. Ah, è per lavare. Sì. Bello. È la spugnetta per lavare i piatti a forma di toast. Bellissima. Guarda. È una spugna fatta a toast, bella. Figa, una volta li pulirò i piatti. Bella, Poi si rovinerà. Sì, bella. Ma siamo al dopo. 8. Ah. 8. Cioè mi fa venire voglia di usarla e di mangiarla. Ok, ti piace allora? Sì. Sta andando bene? Molto. Ok, il tuo pezzo preferito fino adesso? Il pantalone. Ok. E le ciabatte. Okay. Non queste, quelle. Vai. Andiamo avanti. Vai. La felpa? Sì. Ma è bagnata, mo? Come bagnata? Ma è una felpa bagnata, ma mi hai regalato una felpa bagnata, tutta bagnata. Forse perché aveva più gusto. È una felpa... Una felpa normale. Bagnata, normale. Carina. Verde, bianca e nera. Carina, 7. Ok. 7, carina, okay. Tranquilla. Passiamo a questa. Vedo delle scritte. Vediamo. Vai. Secondo me questa stampa è proprio bella. Ma ho visto già un alieno. Ma basta, ma hai preso tutta te alieno. Secondo me questa stampa è bellissima. Bella. Guarda i bambini che vanno vicino all'alieno che gli offre la mano. È bellissima questa stampa, io la amo. Bella, guardate. È bellissima, anni 90. Questa è bella. Sì, è molto bella. Anni 90. E questa qua è già fatta meglio. I bambini meglio. Che lui gli dà la mano. Sì. E qua intanto la proprio la classica rappresentazione degli alieni anni 90, anni 80 così. Bello. Questa gli do un 9. Bella, okay. Questa è una bella maglietta. Passiamo al prossimo, amore. Una catenina. Cosa c'è qua dentro? Io ho preso una catenina che a noi e a tutti loro sta a cuore. Con un alieno? No, non è un alieno questa volta. Oddio, bella! Una catenina con il nostro Saturno. Bella, e questa qua è bella. È una catenina con Saturno. Bella, questa molto molto bella. Dato che ti è piaciuta la catenina con Saturno, adesso un altro regalo per te, amore. Immagino sia una cavolata, vediamo. È un'altra catenina. Che schifezza. È un'altra catenina. Ma un McNuggets? Sì. È un nuggets? Sì, è una catenina in forma di nuggets. No, vabbè, ragazzi. Cioè, ma ragazzi, ma cos'è sta roba? È una catenina a forma di nuggets. Aspetta che... Io comunque fa molto trapper avere un nuggets attaccato qua. Così mi stacco questo nuggets qua e mi compro. Oh, ma è super reale, bello. Super realistico. Cioè, sembra veramente un nuggets. Ti è piaciuto il nuggets? Bello. Bene. Originale questo. Perché adesso ne hai un'altra. No, ma cos'è sta schifezza? Questo è il pollo. No. È una lista di pollo. Tu sei diventato bravissimo. Solo tu puoi trovare sta roba. Cioè, raga, è una catenella. Con attaccato una letta di pollo. E vabbè, mi metto anche questa. Ti piace, amore? Sì, una letta di pollo. Sto diventando un macellaio. Guarda quanto è super reale. No, fatta bene. Fatta benissimo. Ma sono un macellaio. Ma mi viene voglia di mangiarla. Abbiamo un altro mega pacco. Allora, amore. Ah, vai. Vedo già felpa. Sembra molto figa questa. Questa sembra molto bella. Anche il tessuto. Anche il pezzo sotto. Bella. No, questa.
questa è bella. NASA. Questo è il pezzo questa sotto. Questa è molto bella. Pezzo sotto. Ah, questa è bellissima. Bella. No, questa è molto bella. Meno male bella. Che ti è piaciuto. Bella, statuta 9, 9. Perché adesso 9. Arriva un'altra cosa. Bella o brutta questa? Non lo so, dipende da come la vedi tu. C'è sta cosa, mo? Io sono scecchio. Questo è qualcosa che ti può servire. Ma io non credo. Sì, secondo me sì. È per la macchina, per sederti più comodo. Per la tua seggiola della macchina. Cioè, metto questi, ma come i vecchi che hanno dietro la cosa. Ma la mia macchina è comoda. Ma senti quanto è ma comodo. Ma ti sembra normale? Prendere un coso dietro una macchina adesso che arriva l'estate? Ma questo è per sederti tu davanti quando guidi? Sì amore, ma farà caldo. E questo coso non è caldo, d'inverno posso usarlo. Non l'anno prossimo. Va bene amore, grazie. Prego. Grazie, potrebbe essermi utile il prossimo anno. Questo scusa cos'era? Una mascherina so. Gigante? Per gli occhi enorme. No, vabbè. Tieni. Altra maglia. Sì. Vediamo. Un'altra maglia, questa mi piace tanto, infatti te la ruberò. Oh, bella questa 10. E anche della brand, proprio bella. Brand, vedi? Bellissima questa. Questa bellissima. Ok, amore, tieni. Andiamo. Qui mi sta dando una cosa bella e una cosa... Quindi questa era bella e questa dovrebbe essere. Esatto. Esatto. Senti come ridi. Vai. Ma cos'è? Voglio uno zoom sulla faccia. Oddio, cos'è sta roba? È un caprivolante. Cioè, mi ha regalato un coprivolante coi peluche. E hai anche il pompon per il coso. Amore, ma manco Crudelia ma De Mon. Questo qui è per... come si chiama? Il per cambio. Il cambio. Te lo devi mettere per forza, amore. Questo qui, idem. Ma manco Crudelia De Mon metteva queste cose nella macchina. Sì, lo dovrei mettere. Va bene, amore, ragazzi, grazie. Vedete, sì, mettilo in macchina. Va bene. Guarda. Bene. Poi passiamo a questo cappellino degli alieni. Sì, era un po' il tema alieno. Con tre alieni. Ah, ok, è la cosa non vedo, non sento, non parlo. Con i tre alieni, bello. Ti piace, amore? Bello, sì. Ti piace? Sì. Madonna, che figo che sei queste cose, questo. Dovessi farti una foto. Madonna. Bello, eh? Dai, guarda quanto è figo. Questo, cioè, immagino uscire io di casa con questi, fiero così, col pollo in alto. Ti ha preso una cover. Oh yeah, questa mi piace davvero. Ma sei sicura che hai azzeccato il mio telefono? Sì, di Spider-Man. Sì. Vediamo se mi sta. Oh, sì, perfetta. Sì, ci sono riuscita. Perfetta. E io qua era la mia Jeep. Oh, non ti dirò ancora di più. Ok. Com'è? Bella, amore, grazie. Mi piace? Sì. Non me la dai il vaccino per gli altri, quindi non ti piace. Perché questa è la cosa più utile tra tutto. Cioè, di tutto questo non avevo proprio bisogno. Questo avevo bisogno in realtà. Queste tante cose mi piacciono che hai preso, eh. Sì. Molte. Okay. Cioè, di cose che. Cioè, a parte i coprivolanti con le fesserie che comprate. No, quello lo devi mettere. Va bene, te lo metterò solo per farti vedere, l'ho messo mezza volta. Però tutto il resto è roba che è tipo questo. Che me. Metterei. Ok. Sì. Dato che tu fai sempre la spesa. In macchina non sai dove mettere le buste? Questi ti reggono le buste in macchina. Questo mi ha preso. Cioè dovrei attaccare queste in macchina. Allora, amore, sì. Hai detto che sei scomodo in macchina per la cervicale, vero? Ti ho preso il cuscino per la macchina. Ma non posso guidare col cuscino. Allora, vabbè. Sì, si mette qua dietro. No, questo potrebbe essere comodo, sai. Ah, l'hai preso pure carino. Cioè che ci sta bene con la macchina nostra. Possimo in pelle. No, questo è bello. Ti piace, amore? Sì, questo potrebbe essermi utile. Me lo provo in macchina dopo. Ok, ultimo regalo. Bello. Ah sì, una tuta viola. Carina. Bluette. Bella. Ti piace? Sì, con questo ci vedo in palestra oggi. Ti piace, amore? Sì, con questo ci vedo in palestra oggi. Ok, quindi, bella, guardate. Cosa hai pensato di tutti questi regali? Che a parte le cavolate che hai preso, questi polli e questo nuggets, brava, amore. Vai a mettere, amore. Amore, perché questo qua nella mia macchina di fa estate. Guarda, ti ho preso anche, te l'ho preso apposta, guarda, è tutto insieme. Allora, andiamo a metterlo, dai. Andiamo. Eccolo, sta entrando, amore.
Ma è bellissimo. Metti anche questa. Dimmi che non è meravigliosa. Ora, c'è, è meravigliosa. Cioè, no, raga. Ma qua, quanto è bella. Cioè, quanto è bella sta macchina così. Siediti, siediti. Raga. Come si sta, amore? Come si sta? Questo lo devo mettere così. Come vuoi. Ti senti un po' troppo femmina? Un po'. Cioè, toccando questo coso qua non mi sembra che... Mi sembra che mi sto mettendo a letto in delle bellissime coperte. Bello però, nel senso, toccarlo è bellissimo. Ok. Però forse... Sì, è la scusa che ci sono io, amore. Certo, ma non guidi. Quindi sono, ma io lo voglio per me. Va bene, amore. Lo lasci? Non lo so se lo lascerò. No, amore, per favore. Ma perché fa caldo adesso? Cioè, tipo, io adesso ho già la schiena. E infatti sudata. Ti ho preso quell'altra rossa. Magari ci metto quella rossa adesso. Ok, com'è questo, quello? Comodo? Questo è comodo, però d'inverno. Amore, fa caldo. Ma cioè... tu lo senti così tanto, questo caldo? Sì, un botto. Non lo userai? Sì. Come ti sembra? Carino, cioè nel senso non ne ho bisogno, però va bene, amore. Cioè, proprio il copriplante è una cosa che mettono proprio i neopatentati. Ma cioè, chi ha la macchina da poco mettere. Ma amore, ma io non ce l'ho proprio la macchina, quindi devi pensare a me. Ma io ce l'ho da 10 anni. Ma tu devi pensare a me con queste scarpe bellissime di nuggets appesi al collo. Bene, perfetto. Ok, grazie. Amore, devo farti una foto così. Sei bellissimo, te lo giuro. Allora, assisterete in diretta ad io che fotografo Vale. Quindi correte in questo momento sul suo profilo, perché sicuramente avrà fatto uscire questa foto bellissima. Fai vedere le tue ciabatte sexy. Te la faccio molto figa la foto. Ok, gli stanno piacendo le foto. Ok, io ne faccio altre. Sei pronta, amore? Per il tuo stile pazzesco? Raga, devo fargliele sempre io le compere. Ok. Fai più gangsta, più gangsta. Correte in questo momento a mettergli like, perché l'ho vestito praticamente io. E commentate sotto la sua foto con... Mister... Nuggets. Mister Nuggets. Mister Nuggets. Tutti i commenti, milioni di commenti Mr. Nuggets sotto la foto di Vale. Vi lascio qui il suo, Vale Bise. Andate adesso. Mi piace ti regali? Sì, amore. Ok. Ma davvero, mi si piace di belli. Soprattutto ultimi. Spero male. Oh, belli. Grazie, amore. Sì, io li amo questi, sappile, ci tengo. Consiglio a tutti gli uomini. Non trovatevi una donna da accompagnare a fare shopping. Trovatevi una donna che fa shopping per voi. Che vi compra le alette di pollo. Chi è il vostro chicken man nuggets? Chi è il vostro chicken man nuggets? Il vostro Mr. Nuggets. Chiamatemi Mr. Nuggets. Quindi adesso posso ufficialmente chiudere questo video. Fatemi sapere se ne volete altri, perché se ce ne saranno altri, raga, mi sbizzarrirò ancora di più, sappiatelo. Ci vediamo. Magari ne faccio uno io dove faccio shopping per te. Ma io ho chiesto 20.000 per te. Per un altro, esatto. Ah, facciamo così. A 15, se arriva a 15.000 questo video, faccio io shopping per Sara. Ok. A 20.000 Sara lo rifà per me. Ok, ci sto. Però cose fighe. Cioè, perché io non ti compro cose fighe? Tu sei cose ragnose, cose che servono. Io invece sono più pazza. Questo lo dici tu. Ah, sì. Questo è quello che credi tu. Ciao, vabbè, amici. Ci vediamo in un prossimo video dello Space Nuggets. No, Space Baby. Ciao Mr. Nuggets. Oggi non avete visto per niente mamma. Mamma sta dormendo. Ma mamma è sempre con noi. Buona Pasqua. Non so Pasqua. Quando è uscito questo video. Buona Pasqua. Se... Buon Natale. Buona Befana. Buon Sant'Agostino. Buon Sant'Agostino a tutti. Ciao. Ciao. Anche San Gennaro. Ciao raga. Ciao. Pensavate che fosse finito qua il video? E no, ragazzi, perché Sara
come ultimo acquisto? Per spronarlo, raga. Dato che ho ricominciato la palestra, Sara ha deciso di farmi questo bellissimo regalo. Com'è sentirti i muscoli? Bene, grazie. Tocca di l'ombelico. Di fuori, poi c'è un po' di fuori. Sì. E niente, allora, la spallina che mi è scaduta. Ti è scaduta la spallina? Ci vediamo nel prossimo video, magari farò io shopping per Sara. Raga, mettete like, vi prego, mettete like, tantissimi. Voglio vedere cosa mi compra. Amore, ciao. Smettila. Smettila.